Quindi noi abbiamo un reale e un digitale che ormai sono completamente fusi tra di loro, non c'è soluzione di continuità. Perché ad un certo punto, se noi andiamo a vedere la demografica delle varie nazioni del mondo, viene fuori che la nazione con il maggior numero di abitanti non è, come potremmo pensare noi, la Cina, ma è Facebook. E parlo di nazione non a caso. Perché? Perché alla fine con Facebook che cosa abbiamo? Abbiamo un luogo, anche se in questo caso è virtuale, però comunque un luogo con delle regole proprie, con dei confini, con delle regole appunto all'interno del quale avvengono relazioni, connessioni, si formano gruppi e così via. E addirittura di recente hanno annunciato, almeno questo per quello che hanno detto, che probabilmente stanno addirittura pensando ad una loro criptovaluta. Addirittura. Per cui una volta che 2 miliardi di persone stanno in un unico luogo, con dei confini netti, ben precisi, vivono praticamente in quel luogo e hanno una moneta propria, che cos'è se non una nazione, uno Stato? Ok? Quindi è molto impressionante. Ad esempio, abbiamo visto prima, un matrimonio su tre nasce online, è ironico ma dura di più, forse perché online è un po' facile, magari in qualche modo si prende un po' meno quello che ci capita per caso e magari si ha un po' più possibilità di scelta, diciamo, in linea di massima. E così via. Quindi noi abbiamo un digitale che ormai non ha più soluzioni di continuità con il reale. Alla fine il futuro dei nostri ragazzi, manca dirlo, è il digitale. Vediamo un attimo come si è evoluto. Vabbè, questa è una televisione. Ah, quella. Ok, sì, è un po' piccola, forse. Sì, infatti non ora aspetta. Noi siamo stati abituati a guardare i film o in generale i video dalla televisione. I video non sono scomparsi, hanno semplicemente cambiato forma. YouTube, Instagram, Snapchat, ok? Solo per citarne alcuni. I veri palinsesti televisivi oggi per i nostri ragazzi sono sì, sicuramente esiste ancora la televisione, soprattutto con ad esempio Netflix, queste piattaforme di streaming, però abbiamo assistito anche allo sviluppo di nuove piattaforme che potrebbero essere delle vere e proprie piattaforme televisive. Perché beh, YouTube sappiamo benissimo, ci sono i video e i nostri ragazzi passano ore e ore a guardare video, che di conseguenza è un po' come guardare la televisione, tutto sommato. Instagram, idem, è vero che ci sono i vari post di Instagram, è anche vero che i nostri ragazzi sono molto attratti dalle storie, quindi un flusso continuo e ininterrotto di video che trascorre finché i nostri ragazzi vanno avanti. Quindi anche qui, ad esempio, su Instagram abbiamo vere e proprie produzioni televisive, quindi documentari, abbiamo testate giornalistiche che non sono presenti né su carta stampata né nei palinsesti televisivi, diciamo, tradizionali, ma che stanno qui. Ad esempio, addirittura ci sono persone che hanno creato un unico account su Instagram e creano delle vere e proprie soap opera, definiamole così, mini sitcom all'interno di un unico account attraverso le storie. Quindi ad esempio in una storia c'è uno che racconta che ha litigato con la sua ragazza e nella storia immediatamente successiva c'è la ragazza, che è da tutt'altra parte perché si scambiano le password, da tutt'altra parte, che dice il perché hanno litigato. E poi magari c'è un terzo account di un'altra persona che è l'amico di turno, che dice sono molto preoccupato per i miei amici perché hanno litigato e così via. Quindi abbiamo delle vere e proprie produzioni televisive. Snapchat più o meno col discorso delle storie è abbastanza simile, un po' più frammentato, ma ci siamo. Andiamo a... Scusi una domanda, sì. Non ho capito, su Instagram però non ha detto che scompaiono. Dopo 24 ore sì, quelle storie lì scompaiono. Quindi lei dice si creano delle proprie vere e proprie soppopera, ma se scompaiono non si può guardare. Non puoi tornare a guardarle, sicuramente, dai. Però comunque di fatto... Volta per volta, però non posso vedere. Esatto, certo, sì, quello sicuramente è un flusso continuo. Bisogna essere sempre connessi per non perdersi niente. Esatto, infatti. Non è come YouTube, no, infatti. Quindi, ma, no,
infatti dopo vedremo il potere delle storie, e perché sono state così gettonate anche dalle varie piattaforme. Quindi, esatto, i libri, la gente dice i ragazzi non leggono più, sì e no, dipende, non è esattamente vero. Quello che è vero è che le informazioni rimangono e i nostri ragazzi comunque reperiscono ancora informazioni, solo che lo fanno in un altro modo, appunto gli ebook per i ragazzi che leggono, abbiamo blog o comunque altre piattaforme di questo tipo, di nuovo YouTube, ci sono documentari su YouTube ad esempio, e così via. Quindi attenzione, perché stiamo parlando all'incirca sempre della stessa solita storia, tutto sommato, è solo che cambia forma, andiamo avanti, grazie, che porta i nostri ragazzi, ma anche noi, attenzione, perché noi parliamo dei nostri ragazzi, ma anche noi siamo all'interno di questo processo, in un consumo che una volta era passivo, io mi sedo davanti alla televisione, sì, il massimo che potessi fare era fare zapping col telecomando, per cambiare canale, e prima del telecomando magari non cambiavo nemmeno, perché non avevo voglia di alzarmi dal divano per andare a cambiare canale, quindi era un consumo puramente passivo, perché mi sorbivo quello che mi dava qualcun altro. Stessa cosa per i libri, ad esempio, in cui erano le case editrici che decidevano cosa veniva pubblicato, perché, per come, nel bene e nel male. Dal consumo passivo siamo passati a un consumo attivo, è sempre un consumo comunque, non illudiamoci, però diventa attivo. Perché? Perché sono io che scelgo, sono io che mi creo la playlist di YouTube, sono io che decido che cosa vedere su Instagram, non solo consumo, ma sono anche produttore, perché io ho un ragazzino che vedo le storie di Instagram e poi magari pubblico anche le mie. Mentre invece ai tempi della cara vecchia televisione, che cosa accadeva? C'erano gli attori, c'erano le emittenti televisive e c'era chi se le sorbiva sul divano. Ancora adesso. Per i vecchietti come noi ancora adesso. Comunque il digitale ha mescolato tutte le cose. Stessa cosa per il discorso delle informazioni, dei libri. Chiunque può aprire un blog e scrivere, nel bene e nel male, poi vedi le fake news ad esempio, e chiunque può girare un video, un tutorial su YouTube o un mini documentario. Io adesso potrei uscire con il cellulare, andare in giro per strada e documentare questa zona e metterla su YouTube ad esempio. Non sono un professionista, non sono un giornalista, non sono un videomaker, però io posso aprire un canale YouTube e buttare nel mondo ciò che ho filmato io. Poi magari me lo guarderanno in due persone, ok? Però comunque posso farlo, quindi un consumo che da passivo è diventato attivo.